votare contro l'approvazione della delibera 148 che sancisce di fatto la deportazione di oltre 400 animali del comune di Roma in strutture private dove non è possibile l'accesso. Siamo qui per protestare contro il licenziamento di oltre 100 lavoratori. E dal Consiglio arrivano queste notizie, il PD si rifiuta di firmare e votare la mozione che definisce l'abrogazione di questa vergognosa delibera. La vergogna di questo partito non ha mai fine. Noi siamo qui e noi non ci arrendiamo, questo è il nostro slogan. 110 licenziamenti, 400 cani deportati, questa è la politica del Comune di Roma, lavoratori e volontari dei canili comunali. Questo è solo uno degli striscioni che gli animalisti delle associazioni Lega Antivivisezione Onlus, Animalisti Italiani Onlus e Alfa hanno esposto davanti al Campidoglio, dove è in corso l'Assemblea Capitolina, per protestare contro la delibera 148. Noi siamo arrabbiatissimi, allora se il sindaco è intelligente, se l'assessore Marino è intelligente, deve avere il coraggio di ritirare questa delibera ignobile, perché noi romani non permetteremo mai che i cani dei canili pubblici di Roma finiscano nelle mani dei privati. I privati hanno un solo interesse, arricchirsi sulla pelle dei cani. Non lo potremmo mai accettare, questo il sindaco deve saperlo, non è una minaccia, ma noi ci siamo incatenati tante volte, questa volta ci incateneremo e ci faremo arrestare per farci mettere noi in gabbia, non per far mettere in gabbia nelle gabbie dei privati i cani dei canili pubblici di Roma.